che bella puntualità oggi. Ah, ok. Manca la puntualità. Ho comprato il caffè? Sì, il bacchi cappuccino. Ha pagato te? Sì. Non lo prendo su perché rischiamo di far danni. Ieri sono tornato da Monza dal lavoro. Etario? Carlo! Maestra! Copriti che dopo si gela, meno uno! Non ci sono neanche i guanti. Perché non vai, perché non sei andato in bici da un po'? Ah, perché? No, forse non so se era questa qua. Non so se è questa qua, aspetta un attimo. Qua, chiusura permanente al traffico, il viatore, che lavori. Dalle ore del 17, oggi non è 17. Posto. Anche il cane gli occhi al cimentato. Che bello che è, ma è da solo. Vedi qua, ma tra i Valsecchi e i Panzecchi non li ho visti scendere. Ma va a cagare i Valsecchi. Su me hanno fatto quella salita cimentata invece che scendere. C'era il cane, no? Sì, ma c'era su proprietà privata. L'altro hai provato a chiamarlo? Panzeri no, provo anche a chiamare lui, però. Pronto? Ma dove siete? Arriviamo, ci sono io che sono un attimo. Ma è quella salita ripida a destra? No, no, è la discesa cimentata. Sì. Abbiamo preso la strada di là. Ma quanto siete saliti sulla strada cementata lì? C'era una strada privata ieri anche? 150 metri. Ho beccato un boscaiolo, ho chiesto. E cosa ha detto lui? No, ho chiesto, hai visto passare i ciclisti, no? No? E quella strada lì è chiusa o continuava? Non lo so, si è provato. Non l'ho mai fatto io. Andiamo. E queste strade qua, se non le conosci, non... Esatto. Quindi scende lì, dopo si sale per la salita. Ma questo non è Altino? No, dopo Altino. Manca ancora un pezzo, eh. Sì, dopo è dietro la collina. Aperto, ristrutturato, vista spettacolare, altro che questa qua. Adesso guarda, aspettare un po' che... Ecco, prima mettetevi a mangiare qualcosa. Che il panzerino so come si è messo. Beh. Questa è la mia rivincita per l'altra volta. Ah sì, è vero. Io c'ero. Ed è sul piano, che mancano 2 chilometri qua, su e giù. Puoi anche recuperare. Thank you.
aperto. Che c'è? Visto che roba. È vero, ti. La stradina, che si può dare quella stradina lì? Ma che presenza è quella là? Mi ha consigliato di farla. Allora, lo fai Ugo? No, lo zenzero. Adesso. Allora uno sprizzato, dai. Pazzi, è andato a fare le foto un attimo. Ah, ecco, lo prendiamo già, qualcosa. Oi, basta. Chissà se riesco a staccare lui in discesa. Andiamo. Lo prendete voi allora. Il diplomatico. Ma non può mettermelo qui davanti. A Bergamo no, lascia perdere. Lasci fuori la bici. Ha fatto il meta. Un paio di minuti dopo vedi un rider in giro con quella bici. Dietro traforato CO2 palettina panaria. Beh, chi vuoi controllare dopo, qua dopo che sia abbia le stesse, ma non c'è un cazzo qua. Allora vi mostrerò come riutilizzare una camera d'aria in maniera funzionale, in maniera artistica, per addobbare il vostro ben amato corpo. Non mi sta cagando. Non mi sta cagando. Dai, Così. Ma va a cagare. Solo che rimane gigante. Hai fatto una cazzata. Lei fuori, sta fuori. Ragazzi, che nuova va? Di tirarla di più. Siete quello che si lamentava. Io lo oltre tutto che gli mette sopra qualcosa. Non hai il Bolis, ti ricordi che era lui quello? Oh no, la Volvo non è difettosa, siete voi che non siete capaci. Registra, registra. Ciao Bolis. Ricordati di presentarmi la tua tipa. Ancora più pirla. Ancora più pirla perché è vuota. Niente, eravamo ancora un'altra. Fermiamo da qualche parte, compriamo. Te la compri dopo. Ce ne ho, ce n'ho una anch'io. No, io ce l'ho. Ecco, ma esatto. Sei insieme? Oh no. Allora sei deficiente. Dillo, sono deficiente, lo so. Come fa a essere chiusa se avviti la bomboletta a parte? Eh no, c'è la valvola. E capito, non ho prima la faccia. No, è già andata ormai. Cioè, ma Bolis, ancora una volta non ha chiuso la valvola. Ma sei stato detto a prenderla su. Hai visto Bolis come si fa? Ah sì, certo. Era così. È contrario. Ma secondo me. Pronti? Ciao Barry! Sì, tutti qua. E dai, un bel parcheggio per le bici. Sotto la mia. Sì, adesso qua metto giù le cose, dopo entro. Dai. Anche perché mi dovete tirare fino a Barry. Minchia, si è messo così male. Ma dove in cazzo? Sono tornati sui nuggets. We'll be right back.